sai come si dice pezzo di merda? A carnivali ogni scherzo vali, ma non vale essere uno scherzo della natura, pezzo di merda. Tu senti questa musica in sottofondi? È il tuo suonere dal telefono, pezzo di merda. No, ci siamo, no, coronavirus, cattivo. Io non sono qui per parlare del virus, perché io non so niente e non voglio sapere niente. Ma c'è quella gente, dico bene, quella gente che esagera su tutto. Non va buono così. Tu che metti la mascherina, tu quando puzzi corona ti lavi, la gente mette la mascherina. La mascherina non serve a te, serve a coloro che hanno il virus. Gli servono per non contagiare noi altri che non ce l'abbiamo. E tu non c'hai il coronavirus, se metti la mascherina e c'è qualcuno davanti a te che ce l'ha, lo prendi comunque, cattivo. Lasciate stare i cinesi, lasciateli stare, perché abbiamo bisogno di loro. Io non c'ho i soldi per pagare cose originali, eh. Vuoi capire una cosa? Cos'è questo? 4 pezzi di ammucchina a 100 euro? Se sei malato? Mia madre con 100 euro, sai cosa fa mia madre con 100 euro? Sai cosa fa mia madre con 100 euro? Fa 4 mesi di spesa a Orospin, a Orospin. Vai a Lidl, trovi 90 centesimi, il sapone così inerto, gigantesco. Guarda questo, porca zanzara col culo di una mosca, ragazzi, non è possibile. Vi dico una cosa, se non abbassate subito quei prezzi, se non abbassate, perché no, si chiama sfruttamento, perché ci prendi in giro? Pensi che è bello farsi soldi grazie a una malattia? Fai schifo, porca panda senza fia. Prossima volta che vedo quei prezzi, scatola. Amiche mie, San Valentino state da soli senza ragazzi, perché i ragazzi sono la rovini. Perché io conosco mia amica Bella addormentata nel bosco, che stava dormendo beata, un pezzo di merda l'ha svegliata, ma come ti permetti? Io conosco Fiona, la mia amica abitava in un castello e quello stronzo i piatti di merda di Shrek l'ha portata via. E poi io sono Biancanevi, ho solo 7 nani, ma cosa me ne faccio di 7 nani? Io invece sono Elsa, la regina dipendente, non me ne frega niente. Ragazze, state da soli senza ragazzi e prendete i dolci da mangiare! Non c'è San Valentini senza cioccolatini! Poi volevo dire una cosa al mio ex, sei un pezzo di merda! Ma quella lì è quella che se la tira come se ce l'avesse solo lei nell'universo. Ma ci penso io. Ciao amo, scusa, controllo su una cosa, no? Perché volevo dire, se la tua era diversa dalle nostre, no, è uguale alla nostra, la smetti? Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Per tutte quelle persone che mi chiedono, ma mi uccideresti per 3 milioni di euro? Ma mi uccideresti per 10 milioni di euro? Amore, ti ucciderei anche per un Big Mac. Non ci siamo più e non ci vogliamo essere. Aspetta, se ho capito bene, il nostro mondo, sì, proprio il nostro mondo, sta andando completamente a fagioli. Ora il mondo è diviso in mood. La gente cerca di farsi follower creando meme sui mood. Terza guerra mondiale, wow! E meme di qua, meme di là. Ma sai qual è il brutto? È che appena arriva una cosa nuova, boom, si scorda quella vecchia. Poi è morto Kobe, wow! Tutti a fare meme su Kobe. Nessuno pensava più alla terza guerra mondiale. Era finita per loro, a posto, tregua. Ora su cosa parlano? Corona. No, basta scherzare. Tutti a parlare su questa malattia. Tutti a fare meme di qua e di là, compreso me. Fatela finita, Isabo. Ok, me la faccio finita, scusatemi. Ma porca panda senza fia, tu immagina Dio che scende nel mondo a vedere il suo bellissimo mondo. I terza guerra mondiale, i Kobe Bryant, i coronavirus. Dio farà il watch me, dirà no, questo non è il mondo che ho creato. E oltre a queste negativissime cose, cosa troviamo? Gaddi! Porca visiera, becco di un'anatra. Ci sono quei casi umani che non vogliono cambiare, sempre a parlare degli altri, a chiacchierare sugli altri, a hablare, basta, capo, no, finish, 2020, bisogna cambiare, vi prendo, vi metto nella, dov'è? Qua. Cosa dice su di te la tua Winx preferita? Se la tua Winx preferita è Bloom, allora ti piace fare la capetta, e se non si fa come dici tu, ti arrabbi talmente tanto che scagli un dragone che brucia tutta la popolazione, peggio del riscaldamento globale. Non si sa come, ma tu già dall'inizio avevi la corona nonostante non sapessi di essere una principessa. Che queen! Se la tua Winx preferita è Flora, allora sei un amante delle piante, peggio di Greta Thunberg, come si chiama, saresti capace di trasformare la casa dei tuoi genitori in una vera e propria serra. Ma attenzione,
meglio non farti arrabbiare o attacchi tutti con le tue edere rigogliose. Se la tua Winx preferita è Stella, allora pratichi Striscia la carta del papi a livello agonistico. Ma nonostante tu sia in grado di comprare 500.000 vestiti, ti metti sempre le stesse cose e non si è ancora capito perché. Se qualcuno ti fa arrabbiare, sei in grado di gridare "Cosa? Ma stai scherzando?" e di accecarli peggio della luce negli occhi. Magica bula, chi te sen cula, bidi bibo di bibu. Non me ne frega di quel che sei tu, ti schifo sempre di più. Coi social tu non riesci a farti i cazzi tuoi. Ma una frase però che tutto può e chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni. Bidi bibo di bibu. No, no! Sei un verme! Voglio fare la tua! Non è niente, lascia la mano qua! Non da uno! No! Ma che fai? Lascia io il video, tranquillo! Ma va! No, no, oggi basta. Ascoltami bene. I tuoi occhi, quando li apri, quando lo capirai che mi piaci, non lo vedi? Se a te faccio cose che abitualmente non ho mai fatto a nessuno, vuol dire che mi piaci. Apri gli occhi, ti prego. Se io resto sveglio fino alle 2 del mattino ad ascoltare cose che tu mi dici al telefono, cose che tra l'altro non me ne frega proprio niente, vuol dire che tu mi piaci. Non lo capisci? Se io ti faccio dei complimenti che non ti ho mai fatto in vita mia, non lo ripeto mai. Oh god, vuol dire che mi piace. Perché devi fare il fagiolo scaduto? Perché devi fare il detersivo a basso costo? Quale zebrato? Che devo fare? Devo andare in giro con scritto qua "mi piaci"? Non vuoi capire da... Se io sono un maschio ti sto sempre vicino, vuol dire che mi piaci. Se io sono una ragazza che mi siedo sulle tue gambe, ok, forse è normale questo, ma mi siedo così. Se io mi siedo così, vuol dire che c'è qualcosa che deve funzionare tra noi. Quando tu mi chiami e mi dici di uscire, anche se non voglio uscire, anche se dovevo uscire con qualcun altro, dico "non vengo con te", perché mi piaci. Apri gli occhi. E se mentre sto con te parli del tuo ragazzo, mi manca ancora il mio ex. Capo, fa subito il watch me perché mi inzampisco forte. Mi piaci, o sì o no, subito, se non mi vuoi rispondere scatole. È una giornata di scuola. Peppa e i suoi amici fanno lezione di musica. Yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago. Matteo, vai a fare la spesa. E quando torni, porta il resto. Ok. No, vai no. Panic buying has set in. Ma perché ci sono gli scaffali della pasta vuoti? Ma che cosa sta succedendo? Manco quando è scoppiata la seconda guerra mondiale. Quando i tuoi ti chiamano, ma sei con amici. Oh raga. Shh, fate silenzio che è mio padre. Stiamo zitti. Tranquillo, menti. Pronto, pa? Dimmi. Oh bro, non stare al telefono, passami le siga. Tesoro, dai, torna a letto. Ehi, ma perché ti stai spogliando? Oh man, non insultare mia madre che ti spacco. Fino a un mese fa. Salute. Grazie. Oggi. Brutto figlio di...